Signore e signori, il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Mi sono preso gli appunti perché le considerazioni che ha fatto il Presidente Galizzi sono particolarmente importanti e nel darvi innanzitutto il buonasera, ringraziarvi dell'invito, salutare i ragazzi con una ottima l'idea di far... siete laggiù in fondo, in piccionaia. Vi vedo belli, belli presenti. Ottima l'idea di far partecipare a un'iniziativa di Confindustria, l'assemblea annuale di Confindustria, le studentesse e gli studenti, in particolar modo in questo particolare e delicato momento, nel ringraziare e salutare tutte le imprenditrici e gli imprenditori. Io vi confesso che mi ero preparato di venire a presentare qua alcuni numeri chiari della legge di stabilità. Ho detto, Bergamo ha dei numeri che sono straordinari. Professor Fortis, che è vostro amico nonché collaboratore a Palazzo Chigi, mi ha fatto dei numeri di Bergamo. Ho detto, se non la presento a Bergamo, dove la presento la scaletta della legge di stabilità? Vi do soltanto dei riferimenti. Quando diciamo che l'Italia deve essere meglio della Germania a livello economico, quando cioè ci invitiamo a puntare in alto, a non rannicchiarci nei piccoli obiettivi di medio periodo, ma a tentare di giocare la carta della visione e anche dei numeri importanti, beh, la provincia di Bergamo è già abbondantemente oltre i risultati di praticamente tutto il resto d'Europa. L'industria pesa per oltre il 34% sul valore aggiunto in questa provincia, più del Baden-Württemberg o della Baviera. Ci sono almeno 10 settori in cui siete tra i leader italiani ed europei. Ci sono alcune tra le più grandi imprese, ma anche il tessuto delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'orgoglio e il vanto di questo paese. Allora io vorrei dirvi qui, senza stare a indicare una serie di numeri, che a nome del Governo della Repubblica Italiana io vorrei innanzitutto dirvi grazie per quello che fate, alzandovi la mattina presto e cercando di portare alto l'onore del tricolore che noi abbiamo il compito di rappresentare, ma che voi rappresentate molto meglio di come rappresentiamo in tanti momenti. È chiaro però che l'intervento di Galizzi, anche le riflessioni introduttive di Maroni, mi spingono a cambiare il taglio e andare a fare risposte puntuali. Prima però voglio farvi un'unica considerazione di introduzione, perché ciò che ha detto il vostro Presidente è molto interessante, spazia dalla scuola all'università fino alle questioni che lui ha definito di perversione fiscale, e io dico che sono d'accordo con lui, perché trovo il sistema fiscale come innanzitutto un sistema complicato da capire, prima ancora che un sistema esoso. Dice, ma paghiamo troppe tasse. Intanto è già un problema capire cosa va pagato e cosa no. E allora vorrei poi entrare nel merito di alcuni provvedimenti. Sarò noiosissimo oggi, ma vi vorrei dare degli sms per raccontare che cosa stiamo facendo e come. Vorrei, prima di iniziare a entrare nel dettaglio, inquadrare la situazione nella quale siamo. Lo ha detto Galizzi molto bene, noi viviamo un tempo particolarmente complicato, anche affascinante. Ragazzi, quando andavo a scuola io, 20 anni fa, mi raccontavano, c'era uno che si chiama Fukuyama, che diceva che era finita la storia. Lui aveva fatto un libro, La fine della storia. Perché dopo che era caduto il muro di Berlino ed era caduto l'impero sovietico, alcuni grandi pensatori mondiali dicevano, ormai abbiamo visto tutto quello che c'è da vedere. Negli ultimi 25 anni, perché proprio tra qualche settimana saranno 25 gli anni dalla caduta del muro di Berlino, è invece accaduto tutto il contrario. La storia ha scritto pagine bellissime e drammatiche di rivoluzione permanente. A me colpisce pensare che siamo in 7 miliardi al mondo e da circa una settimana le statistiche dicono che ci sono più SIM, connessioni mobile, telefonino o connessioni internet, che non esseri umani. 7 miliardi e 2 di connessioni, 7 miliardi e 100 gli esseri umani. Segno evidente che qualcosa che 25 anni fa non c'era,
ha profondamente cambiato anche il modo di fare industria. Ma pensate a cosa vuol dire la relazione umana, le dinamiche personali, le dinamiche familiari. Quando ho spiegato a mio figlio, molto banalmente, il più grande, 13 anni, che io no che non avevo il telefonino, perché il telefonino è arrivato negli anni 90, quando andavo alle scuole medie. Come facevi te col telefonino alle medie? La tua prof te lo faceva usare in classe? No, guarda, non c'era il telefonino quando eravamo piccoli. Come non c'era il telefonino? E come facevate a telefonarvi? Perché è il segno di un mondo che è totalmente cambiato a una velocità impressionante. Attenzione, non è soltanto la tecnologia. Pensate a cosa sta accadendo. Io so che non dovrei parlarne in un'assemblea di Confindustria, così dicono quelli bravi, ma in realtà so che qui c'è molta più sensibilità di altre parti, di politica internazionale. Ma pensate a cosa accadrà venerdì, quando faremo incontrare a Milano, a margine dell'ASEM, Putin e Poroshenko, per tentare di provare a rafforzare il dialogo e il processo di pace tra Russia e Ucraina. Pensate a che cosa sta accadendo, ragazzi, a che cosa sta accadendo in Siria e in Iraq, dove il califfato, lo Stato islamico, non soltanto combatte una terribile guerra, ma prende di mira le ragazze, uccide mettendoli al muro, fucilandoli i bambini, taglia la gola ai giornalisti. E capite che questo fatto qua non può essere derubricato a politica estera lontana da noi, ma mette in gioco i valori stessi costitutivi della nostra identità. E pensate al fatto che se una persona deve pagare con la vita la propria fedeltà a degli ideali o a una fede religiosa, ecco, l'Italia, che è degna di chiamarsi Italia, non può far finta di niente. Uno dei momenti più emozionanti di questi 7 mesi è stato quando siamo andati a riprendere Miriam, una giovane donna che in Sudan è stata costretta a partorire perché cristiana, in catene, in un carcere, semplicemente per le proprie idee religiose. E pensate ancora, tante volte sentite commenti magari di stampo razzista, che cosa significhi ciò che sta accadendo in Libia, dove la comunità internazionale ha bombardato 3 anni fa, e dove però, dopo aver bombardato, nessuno ha più fatto niente. Oggi ci sono 100.000 persone che vengono in Italia attraverso il Mediterraneo, ma c'è soprattutto una situazione di mancanza di controllo della comunità internazionale. Perché vi dico questo? Perché lo scenario nel quale ci muoviamo, uno scenario, l'ha detto Ercole, difficile. Eppure, se voi siete qui, nonostante tutto e nonostante tutti, è perché le difficoltà devono essere affrontate. Non bisogna far finta di sottovalutarle, ma bisogna avere il coraggio di dire che se l'Italia è oggi quello che è, cioè una grande potenza internazionale a livello, in particolar modo, industriale, perché questo siamo noi, nonostante tutto e nonostante come ci raccontiamo, e nonostante anni di talk show in cui fanno vedere che tutti i nostri vogliono sempre andarsene, comunque andarsene, soltanto andarsene, ignorando la foresta che comunque continua, non dico a crescere, ma a resistere. Se siamo questa cosa qui, lo dobbiamo a chi? Non tanto alla classe politica, ma a quelle donne e gli uomini che nel corso degli anni hanno avuto il coraggio di rischiare e di metterci non soltanto la faccia, ma di metterci il cuore. E allora io vorrei molto rapidamente raccontare che cosa possiamo fare insieme nei prossimi mesi, in modo puntuale e concreto, senza troppi giri di parole. Primo punto. Ha totalmente ragione Galizzi. Noi non andiamo da nessuna parte se non recuperiamo un clima di fiducia. Invece l'Italia delle volte è come se nelle vostre aziende il direttore commerciale o il direttore marketing parlasse male del prodotto. Fateci caso, ma è così, eh? Fateci caso, è così. No, no, non applaudite, perché è un dramma questo. Fateci caso, ma noi, quando raccontiamo noi stessi all'estero e diciamo non facciamo gli italiani, come se gli italiani fossero una sottospecie di furbetti, non mettiamo in evidenza tutto ciò che noi possiamo e dobbiamo fare. È un atteggiamento mentale che nel corso di questi anni viene da chi vorrebbe spingerci alla rassegnazione. Vorrei essere chiaro, io sono il primo a dire che bisogna, non dico cambiare tutto, ma cambiare tutti un po'. Quindi non è che dobbiamo dire, ah, va bene, non vi preoccupate, bisogna cambiare. Però nel momento in cui diciamo che bisogna cambiare, abbiamo o no il coraggio di dire che recuperare fiducia non è l'appello
di un pazzerello che continua a dire dai su che ce la facciamo. Non è un training autogeno, è la consapevolezza della forza della nostra economia, della nostra qualità imprenditoriale, della qualità delle lavoratrici e dei lavoratori. Avere consapevolezza che ce la possiamo fare non è un ritornello mentale, è semplicemente l'esame dei numeri. Per farcela però bisogna cambiare. E quando noi diciamo insieme, non ne parlo per rispetto a questa platea perché voglio entrare sui temi più economici, ma quando diciamo che bisogna cambiare, bisogna fare la riforma della Costituzione, la riforma della legge elettorale, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia a partire dalla giustizia civile e la riforma del fisco, non stiamo dicendo che vogliamo esercitarci in attività legislative o normative. Stiamo dicendo che vogliamo far passare il messaggio che prima di tutto deve cambiare la politica. Come fa un imprenditore a dimostrare che nel momento di difficoltà bisogna continuare a crederci? Innanzitutto dando il buon esempio. È ciò che deve accadere nelle famiglie, è ciò che deve accadere nelle imprese. Se vuoi che qualcuno ti segua, non ti metti a fare i convegni sull'importanza della buona educazione per i figli o sull'importanza del lavorare in azienda. Ti metti lì e dai il buon esempio, cosa che voi conoscete molto bene. Con tutti i limiti, ciascuno di noi sbaglia, ciascuno di noi ha dei momenti di debolezza. Ma è la stessa cosa che deve fare la politica. Se io voglio sfidare voi a cambiare, a stare sul mercato globale, ad essere capaci di portare alto la bandiera dell'Italia, come faccio se continuo con lo stesso sistema bloccato da 20 anni, con le stesse identiche elencazioni di problemi che tutti dicono bisogna risolvere e che nessuno risolve? Ecco perché in 7 mesi siamo partiti, non dico a testa bassa, a testa alta, sul tema della riforma del Senato, sul tema della riforma del titolo quinto, sul tema della riforma della pubblica amministrazione. Apro una parentesi, ho visto Genova in questi giorni. Io non entro nel merito delle vicende locali. Dico soltanto che le riforme di cui abbiamo parlato in questi giorni, in questi mesi, che tutti dicono non sono importanti, sono fondamentali. Ma se un'opera pubblica viene bloccata dal ricorso, dal controricorso, e se nelle opere pubbliche in Italia lavorano più gli avvocati che le imprese, lavorano più i giudici che i manovali, dove vogliamo andare? Ecco perché va cambiata la giustizia civile, ecco perché va fatto lo sblocca Italia, ecco perché va modificato l'impostazione per cui ci deve essere un responsabile. C'è una cosa insopportabile, lo scaricabarile. Guarda, io posso accettare tutto, posso accettare che ci sia un problema, uno può dire guarda è piovuto troppo, tutto bene, ma quando arrivi allo scaricabarile è come se in un'azienda uno dicesse chi l'ha fatto, non lo so, chi l'ha fatto, si apre il dibattito su chi l'ha fatto, 6 mesi a discutere su chi l'ha fatto e poi magari risuccede un'altra volta e siamo sempre a discutere di chi l'ha fatto l'altra volta. Ecco che l'idea di semplificare lo Stato individuando un responsabile è fondamentale. Che cosa vogliamo fare molto sinteticamente? Primo punto, Maroni dice patto di stabilità. A questa domanda di Maroni ci sono 2 modi di rispondere. Il primo è la vecchia politica. La vecchia politica, io potrei dirgli, Roberto, Bobo, in amicizia, e voi che avete fatto fino ad ora? È un meccanismo che è tipico di quello che ci ha caratterizzato destra e sinistra nel corso degli anni. Perché io potrei dirgli, siccome quando lui era ministro dell'interno, come sindaco, andavo a chiedergli le stesse cose e lui non le faceva, comprensibilmente perché c'era una cornice difficile, oggi potrei dirgli, bene, a parte invertite, te dov'eri in questi anni? Questo atteggiamento porta, noi due magari avere comunque un buon rapporto, no, questo è un problema nostro, ma porta l'Italia alla stagnazione e alla fine. Ciascuno di voi la pensi come vuole, la prossima volta voti per chi gli pare, io credo che la campagna elettorale in Italia dovrebbe durare 3 mesi e non 3 anni. Una volta che uno ha vinto, governa e cerca di fare del suo meglio, quelli che stanno all'opposizione fanno l'interesse dell'Italia cercando poi di mandare a casa chi sta al governo la volta dopo. Però il punto centrale è, questo metodo non va bene. Io dico a Maroni, hai ragione tu sul patto di stabilità. Non dico, dov'eri prima, dico hai ragione tu. E racconto che cosa stiamo facendo in queste ore. Noi pensiamo che i comuni devono essere alleggeriti, mi fa piacere perché anche Giorgio Gori quando mi sentiva parlare da sindaco, adesso la prima cosa mi ha mandato un messaggino dicendo oh, sto patto di stabilità va cambiato, tu cuoque Giorgio, ma è verissimo. La cosa che faremo in questa stabilità sarà liberare spazi di patto per i comuni per 1 miliardo di euro. Significa che sostanzialmente rispetto agli equilibri complessivi c'è un miglioramento nel patto di stabilità del 77%.
Cioè il patto di stabilità viene a rimpicciolire le proprie pretese e si possono aprire investimenti in misura molto significativa. Ancora non è quello che voglio io, che è eliminare per i comuni e le regioni, poi vengo anche sulle province, il patto di stabilità. Però il primo punto è spazio di patto, che è un'espressione tecnica, i ragazzi staranno già dormendo laggiù in fondo, spazio di patto per 1 miliardo di euro. È un'operazione che mercoledì approveremo in Consiglio dei Ministri. È un modo per dire che io ho cambiato mestiere, ma non ho cambiato idea. Quel patto è stupido. Però perché lo rispetti, Matteo? Lo rispetto per un motivo molto semplice, che l'Italia ha un problema di credibilità in Europa, sui mercati, a livello internazionale. Sono anni che vedono cambiare i governi che si impegnano in promesse che poi non mantengono. Allora io ho bisogno di dire ai nostri partner europei e ai mercati, a cui vorrei dire quello che penso, dico semplicemente: noi faremo le cose che abbiamo promesso e manterremo gli impegni che abbiamo preso, anche se li hanno presi i nostri governi prima. A me non piace il fiscal compact, ma siccome è stato votato da forze politiche di tutti i colori, io non posso oggi unilateralmente dire faccia come mi pare. Posso dire, e questo lo facciamo, noi non superiamo il 3%, ma arriviamo al 2,9, che vuol dire liberare 11 miliardi e mezzo di euro, che adesso vi dico dove andranno. Secondo punto, sono d'accordo praticamente con tutto quello che ha detto Galizzi, tranne un paio di passaggi. Uno, essenzialmente, ma in realtà sono d'accordo anche su quello, lui l'ha messo in modo molto abile e politichese, scherzo, l'ha detto in modo molto chiaro e anche molto serio. Ercole dice: non è possibile che le zone greenfield, che i campi verdi che ci sono, abbiano tutta una serie di limiti. Io qui confesso e annuncio in modo chiaro che vengo da una città nella quale, prima tra le grandi città, ho voluto mettere il piano strutturale zero volumi, che è esattamente la conservazione e il mantenimento dei campi, dei greenfield, dei terreni verdi. È vero che Firenze non è uguale ad altre città e che magari ci sono delle zone in cui questo non può essere un vincolo ideologico intoccabile, magari ci sono delle zone in cui si può fare. Però io accetto la sfida di Galizzi. La vera questione non è il greenfield, non è il terreno verde. La vera questione è che in Italia una cultura da sblocco o blocco sovrintendenziale, che già la parola ci riporta alla visione borbonica di uno Stato, o forse più che borbonica, napoleonica, che è meglio, dipende dai punti di vista, dal punto di vista della cultura amministrativa si può aprire un dibattito, ma mette in capo a soggetti quasi sempre monocratici il compito di decidere come fare e come non fare, e arriva a vincolare degli edifici che non sono la cupola del Brunelleschi o Bergamo Alta o alt chissà che cosa, ma talvolta sono presunti capolavori di archeologia industriale o presunte opere importanti del XX secolo. Allora la vera sfida è consentire di buttar giù e ricostruire. È consentire e spiegare che se noi diamo lì, e questa è la filosofia dello Sblocca Italia, se noi consentiamo alle imprese, in particolar modo alle imprese edili naturalmente, di utilizzare i volumi che già ci sono, di efficientarli a livello energetico, d'accordo con i sindaci, di intervenire in modo chiaro, noi facciamo una rivoluzione culturale in Italia. Secondo punto. Terzo punto, vado rapido. Stefano Paleari e le sue idee sull'università. Ovviamente non entro nelle vicende dell'università locale, però io accetto la sfida che lui a nome della CRUI ha lanciato al governo, non tanto sull'aggiornamento dei soldi all'università al PIL, perché in realtà lui lo dice dopo 3 anni in cui il PIL è andato male, sa che dal prossimo anno ci riprendiamo e quindi è una furbata, gliela dico con affetto. No, accetto un'altra sfida, accetto la sfida di fare dell'università una parte della competitività dell'Italia, scusate se la dico male. In parte del nostro paese l'università è stato il problema e non la soluzione. L'eccesso di cariche universitarie, di baronie universitarie, di atteggiamenti discutibili all'interno dell'università ha in alcune parti del paese distrutto delle potenzialità di sviluppo. Non è mica solo colpa dell'università, è colpa innanzitutto della politica. Però siccome i politici non è che nascono sotto, i politici stanno in un contesto, bisogna avere il coraggio di dire che l'università in alcuni aspetti ha sbagliato. Allora, se il presidente della CRUI, la conferenza dei rettori, lancia la sfida al governo per dire
accettiamo una scommessa meritocratica e di qualità, accettiamo un percorso di innovazione, accettiamo un dialogo concreto per riuscire a portare questo Paese in avanti, io a nome del Governo dico, caro Stefano, che accetto la sfida, vi pongo una questione, che è questa. Le università devono tornare ad essere dei luoghi in cui nascono idee che diventano sicuramente occasioni di arricchimento culturale, ma anche occasioni di sviluppo economico e di business. Perché non ne posso più di andare in America o di andare in altri paesi dove le università sono a fianco delle imprese e pensare da noi che per una serie di motivi, se in America un ragazzo si chiude in un garage, arriva l'università che lo aiuta e magari il soggetto finanziario che gli dà i quattrini, da noi se un ragazzo si chiude in un garage per tirare fuori un'idea, arriva l'ASL, chiude a chiave il garage, pone i problemi di vincoli burocratici e l'università è a fare i corsi per gli amici degli amici o per i nipoti dei nipoti. Vengo nel merito delle questioni più economiche, ricordando ai ragazzi che il tema che ha posto Ercole della buona scuola, ragazzi, se vi va, io so che ci sono le manifestazioni, dicono che il governo deve cambiare, che ci sono... Francamente sono molto orgoglioso perché se le occupazioni di quest'anno non avessero preso di mira il governo mi sarei sentito meno amato, è sempre andata così, da 20 anni, 25 anni chi fa occupazione di solito la fa tra ottobre e novembre e di solito fa polemica contro il governo, trovo quindi assolutamente rispettoso e anche molto, se volete, tradizionale il fatto che anche quest'anno ci siano polemiche nei confronti del governo, pongo però una sfida anche ai ragazzi. C'è un sito, www.labuonascuola.gov, basta, oppure labuonascuola.gov/it, va verificato, andate su Google e cercate la buona scuola. Criticatela! Ma criticatela nel merito di queste 136 pagine. Cioè noi abbiamo fatto uno sforzo per raccontare che tipo di scuola vogliamo per i prossimi anni. È una scuola dove conta il merito, sia per il preside che per l'insegnante. Perché io non posso dire, ragazzo, cerca di prendere 9 e poi ho paura a valutare l'insegnante. E contemporaneamente però dico qui, che bisogna avere rispetto per gli insegnanti italiani. Perché è passata una generazione, la nostra, lo dico a quelli più anziani, più adulti di me, che ha un po' cambiato in peggio su questo punto. Quando andavamo a scuola noi, i nostri genitori andavano a parlare con gli insegnanti e se gli insegnanti sottolineavano un problema, la colpa era del ragazzo. Tornavano a casa e dicevano, che hai fatto? Oggi la mia generazione va a parlare con gli insegnanti e dà colpa agli insegnanti e difende i ragazzi. Questo atteggiamento è sbagliato, lo dico da padre. Lo dico da padre, non va bene così. E questo accade perché abbiamo tolto dignità sociale agli insegnanti. Abbiamo considerato gli insegnanti una categoria di serie B. Lo dico di fronte all'Assemblea degli Industriali. Dobbiamo tornare a voler bene agli insegnanti dei nostri ragazzi. Consegniamo loro quello di più prezioso che abbiamo, la libertà e l'educazione dei nostri figli. Noi abbiamo bisogno di un paese che, come dà fiducia alle imprese, dà fiducia anche agli insegnanti, chiedendo loro di essere giudicati, di essere valutati, ma dobbiamo tornare a dare importanza a questo. Vengo alla stabilità e alla finanziaria. Noi abbiamo scelto di andare verso il Jobs Act, cioè un'iniziativa, un intervento sul lavoro con alcuni provvedimenti concreti. Tutti parlano del 18. Voi vi aspetterete che io parli del 18, l'articolo 18. In realtà la cosa che vi voglio dire è che tra la finanziaria del 2014, che poi si chiama stabilità, legge di stabilità, e la finanziaria del 2015, il 18 non è l'articolo dello Statuto dei lavoratori, di cui pure parlerò tra poco, ma sono i miliardi di euro che noi tagliamo come tasse. Vorrei che questo fosse chiaro, che fosse chiaro a voi, dice Matteo, noi ti facciamo il fact-checking con la dichiarazione delle, cioè non è che facciamo grandi discorsi. Ma vorrei che fosse chiaro fuori, l'Italia con questa legge di stabilità compie la più grande opera di riduzione delle tasse mai tentata. Un lavoro di 18 miliardi di euro, 10 andranno a finanziare in modo stabile il cosiddetto bonus degli 80 euro, mezzo miliardo andrà in detrazioni fiscali per le famiglie, cercando di dare un'attenzione ai figli e alla situazione complicata che vivono oggi, che vive oggi il tessuto connettivo della famiglia, e il resto andrà, in parte ha già iniziato con il primo acconto sul bonus IRAP, ma andrà in due misure.
La prima, incentivi che permetteranno per un triennio di non pagare contributi a chi fa assunzioni a tempo indeterminato. È la prima volta che si tenta questa strada. Io vi dico, togliamo per i nuovi assunti l'articolo 18, togliamo il peso fiscale per i primi tre anni. Con questa doppia operazione noi vi sfidiamo, cari imprenditori, chi se lo può permettere, chi in questo momento è in condizione di farlo. Il contratto a tempo indeterminato diventa vantaggioso. Non hai più il vincolo della preoccupazione dell'articolo 18, su cui poi torneremo, e non hai più, per i primi tre anni, vorrei essere chiaro, il carico fiscale che conosciamo. È una grande sfida. Noi abbiamo visto crescere 83.000 posti di lavoro in sei mesi, da febbraio a settembre. 83.000 posti di lavoro a fronte di 1 milione di posti di lavoro persi sono poco o niente, e il punto è che sono quasi tutti cresciuti a tempo determinato grazie all'operazione del decreto Poletti. Allora, la sfida per il 2015 è: nel 2015 chi assume una persona avrà questo primo elemento. Il secondo, Confindustria, Giorgio Squinzi nel suo mandato, i suoi predecessori prima, ci hanno incalzato più volte, ma lo hanno fatto anche la rete delle piccole e medie imprese, Rete Italia, lo hanno fatto in tanti soggetti datoriali, e ci hanno detto le tasse. Dice, non è che c'è una tassa brutta, dice, questa è una tassa esosa, bruttissima, io non ho mai visto una tassa bella. Però se c'è una tassa che manda fuori di testa è l'IRAP nella componente lavoro. Perché? Perché sostenere che tu devi pagare l'IRAP nella componente lavoro, cioè pagare anche se non hai, anche se sei in una situazione di difficoltà, per le persone che hai assunto, dà un messaggio per cui il lavoro è soltanto un costo. Bene, l'impegno che noi prendiamo e al quale dedichiamo il residuo delle cifre che vi ho detto, i 18 miliardi complessivi dell'opera di riduzione che mercoledì approveremo in legge di stabilità, è che dal 2015 viene abolita la componente lavoro dalla tassa dell'IRAP, che vale circa 6 miliardi e mezzo di euro, ed è un impegno che io voglio dirvi qui di fronte a voi per avere in modo chiaro il messaggio che l'Italia cambia davvero e che si sceglie di cambiare davvero. È chiaro che questo non basta, lo sono io il primo a dirlo. Ce ne sono altre, ma l'ho fatta fin troppo lunga, per cui non entrerò nel merito. Le cito soltanto. Nel Jobs Act ci sono tante cose di cui nessuno parla, ma ce ne sono alcune molto concrete, puntuali. Per esempio, il principio che è giusto che vi facciano i controlli in azienda, ma quando vengono a farvi il controllo si devono mettere d'accordo e venire tutti insieme. Non è possibile che ci siano delle imprese che una volta alla settimana hanno soggetti diversi. Quando vengo a farti il controllo, viene l'ASL, l'INPS, chiamano tutti gli altri il giorno prima, si mettono d'accordo, quel giorno lì non sarà un giorno in cui sarete felici, non sarete soddisfatti, ma almeno avete un giorno da dedicare ai controlli, e non è che tutte le settimane entra qualcun altro. Allo stesso tempo vi dico che dobbiamo consentire a chi vuole, attraverso un'operazione con le banche che presenteremo nelle prossime ore, a chi vuole la possibilità di lasciare il trattamento di fine rapporto su base mensile. Perché l'idea che io obblighi tutti a fare come voglio io è sbagliata. Ma se in un momento in cui viviamo la contrazione dei consumi, la persona che se lo può permettere, e questo naturalmente deve arrivare attraverso un'operazione bancaria di sostegno alle piccole imprese, magari le medie e grandi ce la fanno da sole, ha diritto ad avere il trattamento di fine rapporto, credo che questo sia un passaggio importante e serio. Ho finito. È inutile che vi continui a dire numeri. 6.815 aziende hanno chiesto di accedere alla Sabatini. Quale segno di fiducia più grande? State rinnovando i vostri macchinari. 6.815 richieste. Sono 2 miliardi di investimenti che vengono fatti da una classe imprenditoriale che evidentemente ha già scommesso sul futuro. È inutile che vi racconti quanto sia importante essere chiari su alcune questioni della pubblica amministrazione. Noi facciamo una spending da 16 miliardi di euro. Non l'aveva mai fatta nessuno. Poi se questi sono annunci, va bene gli annunci. Ma la spending avrà una ricaduta da 16 miliardi di euro. La manovra nel suo complesso
avrà un totale di 30 miliardi di euro senza l'aumento di un centesimo di tasse. È un passaggio importante di cambiamento strutturale. E ai sindaci, dando questo spazio di patto di stabilità, diremo: voi potete fare un'unica tassa, dovrà essere chiaro quanto costa, per cui se il sindaco di Nembro, di Bergamo, vi dice che è lo 0,5 e vi dà degli asili seri, delle strade tenute bene, delle aiuole in ordine, voi sarete in grado di giudicare se è stato bravo o no. Questo è il senso della responsabilità che credo possa accomunare tutte le parti politiche. Però il punto centrale è che o c'è il coraggio e la fiducia di rimettersi in moto o non andiamo da nessuna parte. Allora io vi dico con il cuore in mano: noi siamo in un momento delicato. Intorno a noi, non dico che ci sono le speranze di chi pensa che speriamo che fallisca, speriamo che il governo fallisca, perché non è questo quello che ci preoccupa. Il problema non è fuori di noi, il problema è dentro di noi. L'Italia è una straordinaria macchina in grado di correre e di andare molto forte. È una macchina in grado di rimettersi in moto e di dedicare a chi verrà nelle prossime generazioni tutto il peso, la bellezza e la forza di un paese che ha segnato la storia della civiltà e che io penso continuerà a farlo, perché dei nostri valori ha bisogno l'Europa e il mondo, non soltanto la nostra famiglia. Però a fronte di questo c'è bisogno di guardarsi negli occhi insieme e di dire: da qui ai prossimi mesi che saranno decisivi, noi la nostra parte la faremo come politici. Abbiamo iniziato con la più grande riduzione di ceto politico della storia, abbiamo iniziato con la riduzione delle tasse, abbiamo iniziato con delle riforme che erano da anni che di cui si discuteva e che nessuno mandava avanti. Può darsi che si vada a fallire, può darsi, per carità. Però fino a quel giorno io vi chiedo di lasciare da parte per una volta le divisioni di parte ideologiche, le divisioni, anche se volete, culturali. Ciascuno di noi continui a pensare tutto il male possibile del Presidente del Consiglio o dell'opposizione, non mi interessa. Continuate pure a pensare nel vostro cuore che sarebbe stato meglio un altro o un'altra. Però vi chiedo, fino all'ultimo giorno in cui saremo in condizione di farcela, io credo che sarà l'ultimo giorno di questa legislatura, perché ci arriveremo con un paese trasformato, vi chiedo di dare una mano non a me, ma di dare una mano all'Italia. Perché girando per il mondo, voi lo sapete perché girate per il mondo, c'è un disperato bisogno di valori e di qualità. Noi rappresentiamo i valori e la qualità. Se smettiamo di litigare e di perderci tempo dietro a discussioni inutili e iniziamo finalmente a mettere al centro l'Italia e gli italiani, io sono assolutamente convinto che il coraggio di cambiare, la scelta di cambiare, la possibilità di cambiare consegnerà a quei ragazzi e ai loro figli un paese in grado non di dettare legge nel mondo, ma di produrre bellezza, che è la cosa più grande e più importante. Grazie e in bocca al lupo a tutti voi.